Buonasera amici di Palermo in Progress, Sicilia in Progress e Catania in Progress, quindi del gruppo in Progress. Questa sera abbiamo deciso di affrontare un argomento che è molto interessante e molto importante per la condizione della regione siciliana, sicuramente, perché parliamo di questo progetto, di questo progetto che dovrebbe raccogliere tutti gli uffici in un unico contenitore, un unico edificio per quanto riguarda la regione siciliana. Quindi un grosso strumento amministrativo che si dovrebbe realizzare nella nostra città. Vedremo adesso dove e quando con i nostri protagonisti, anzi le nostre protagoniste che sono in attesa. Nel frattempo, avete visto durante la settimana si è ancora sviluppato il dibattito sul progetto che abbiamo presentato della Castelvetrano Porto Empedocle. Devo dire, un dibattito fortissimo anche durante Pasqua e Pasquetta, che spero abbiate passato in maniera serena nonostante le difficoltà. Un altro argomento che abbiamo toccato è quello della tangenziale, lo svilupperemo nei prossimi giorni perché anche questo articolo sta andando fortissimo ed è molto molto condiviso. Ma vado adesso a introdurre le nostre ospiti, che come vi è stato preannunciato nei giorni scorsi, mentre intanto condividete questa trasmissione, vedo già che siete tantissimi e vi ringrazio. Abbiamo come ospiti due persone che hanno la competenza per poter discutere degli aspetti urbanistici, degli aspetti di impatto di questa nuova opera sul territorio, sulla città di Palermo. Amiche che ci seguono devo dire, con mia grande soddisfazione da tempo e che abbiamo interpellato per questo. Quindi do il benvenuto alla professoressa Teresa Cannarozzo. Buonasera, Grazie. professoressa. Buonasera. Buonasera. Ed alla consigliera Giulia Girolfi. Buonasera, consigliera Girolfi. Ciao, buonasera a tutti. Bene, Ciao. avete passato bene le vacanze di Pasqua? Spero sì, nonostante le difficoltà che abbiamo Meglio avuto. che si poteva. Infatti, al meglio. Dunque, volevo andare subito a parlare di questo centro direzionale. Centro direzionale che quindi la Regione ha deciso di realizzare attraverso un concorso di progettazione. Abbiamo un progetto vincente, ne abbiamo visti diversi di rendering, abbiamo soprattutto i rendering, adesso poi mentre si apre la discussione faremo vedere delle immagini. Ecco, intanto vediamo cosa si sa di questo progetto, qual è la vostra impressione su quest'opera e cosa avreste voluto, diciamo, diversamente da questo rispetto al grande tema della pianificazione territoriale di questa città, che a volte sembra sfuggire a qualsiasi logica, perché noi abbiamo visto, per esempio, nei giorni scorsi il progetto dell'autorità portuale, molti lo hanno criticato perché non è ben, come dire, ben collocato all'interno della città come aspetto estetico e come rapporto con il mare, ma abbiamo visto anche il progetto del megatunnel, abbiamo visto cosa succede sulla circonvallazione. Non vorrei allargare troppo il campo. Professoressa Cannarozzo, questo centro direzionale, come vede lei questa idea e quale poteva essere l'alternativa a livello di programmazione? Ma guardi, ingegnere, il meno che si può dire è che questo progetto è un progetto anacronistico. Devo dire proprio come sembra venire fuori da un'altra era geologica. Per tanti motivi, ne accennerò alcuni anche perché le considerazioni che possiamo fare oggi le possiamo fare sulla base delle informazioni che abbiamo, che non sono moltissime. Non sono Comunque, tantissimi. una delle prime riflessioni che io farei è che la regione, invece di fare progetti faraonici che poi comportano per inciso problemi di manutenzione e costi spaventosi, non solo, e in clima, in prospettiva pandemica, possono diventare degli edifici anche estremamente pericolosi dal punto di vista dell'igiene e
dal punto di vista sanitario, però dico, lasciando stare un attimo questo inciso, la regione dovrebbe riflettere su quello che deve fare, su quali uffici e quali competenze deve fornire, facendo un primo discrimine tra tutti gli uffici che hanno un front office con il pubblico e gli uffici che invece non ne hanno bisogno. E quindi questo può essere un primo elemento, perché io questo progetto non posso che vederlo in termini, come dire, di sistema di sistemi e non come una mega opera. Ecco, di cui Palermo non ha sicuramente bisogno. Io devo dire che l'impressione che fa questo rendering è di essere un progetto neo-brutalist anni 60 o anni 70. Noi abbiamo una città che può ancora, diciamo, avere riconosciute risorse culturali di grande importanza. La regione continua ad avere un patrimonio monumentale non adoperato, a prescindere da quello che ne ha fatto Cuffaro, che sembra averne venduto una buona dose per fare cassa. E comunque tra la regione e le opere pie, che vorrei introdurre anche questo aspetto, perché sono enti che hanno enormi patrimoni edilizi, dovrebbero mirare a una ubicazione diffusa che è più sostenibile con i concetti di prossimità e di rispetto dell'ambiente e di rispetto dei luoghi. Naturalmente tenendo conto delle provenienze degli utenti e quindi scegliendo le localizzazioni più fornite dal punto di vista trasportistico, da rete ferroviaria urbana oppure circonvallazione, insomma, in maniera tale che ci sia questo tipo di collegamento, ma sempre in maniera però discreta e sparsa. Cioè, io così me l'immagino un centro direzionale oggi del terzo millennio, non un monumento. Diciamo degli anni sulla tipologia degli anni 70, che hanno mostrato tutta la loro anche mancanza di sostenibilità. Tra l'altro, noi non sappiamo niente sull'alimentazione energetica di questo edificio, ma io immagino che questo sia un bel problema. Poi, per quanto riguarda l'area dell'ente minerario, intanto in premessa vorrei dire che questi edifici sono edifici piuttosto belli. Questa sistemazione, questo comprensorio nel quale che ho avuto modo di frequentare per molti anni quando facevo parte del Consiglio regionale d'urbanistica, è un insieme abbastanza gradevole, che invece di essere distrutto dovrebbe essere riqualificato e rivivificato, specialmente per gli aspetti vegetazionali. Tenete conto, tra l'altro, che quest'area, credo che sia di 4 ettari e qualcosa, oggi ospita un assessorato regionale e Cocci, perché ospita il territorio ambiente più qualche cosa che ha a che fare col corpo delle miniere, mentre la terza direzione, che è quella forestale, è fuori perché non c'entra. Ora, quindi voi pensando all'area così piccola e a quelle cubature spaventevoli che avete visto, immaginatevi quale sarà la necessità edilizia che i progettisti pongono su quest'area. Ad ogni modo, io trovo un po' strano che l'ordine degli architetti si esponga, diciamo, in modo così sbrigativo, ecco, forse senza riflettere meglio sulla valenza della localizzazione urbanistica di una scelta così importante.
Io credo che la parola d'ordine che dobbiamo darci è quella di pensare a una, a un ente regione diffuso che si faccia accettare dalla città, per la quale non possiamo dire che abbia mai brillato per, diciamo, assistenza. Ecco, mi sentirei di dire, diciamo, questo fino ad ora. La vediamo un po' assente, la città, in tutto questo. Sembra quasi che questa cosa... La città è totalmente assente. Io comunque prego, se posso approfittare, visto che c'è la consigliera Argiroffi, io ho avuto modo di parlare di questa storia con qualcuno dell'ufficio tecnico dell'urbanistica di Palermo. Ovviamente questa iniziativa non è nel piano regolatore, non è nel nuovo piano regolatore, quindi è una grossa variante urbanistica che dovrebbe andare al Consiglio Comunale, il quale può avere la, diciamo, opportunità di bocciarla. Poi, se servono argomentazioni, le possiamo, diciamo, a partire da quelle che ho tirato giù io in maniera estemporanea, ma se ne possono trovare altre per... Tante, diciamo, altre, certo. Definitivamente. Prego, va bene, grazie. Al momento a lei la parola. Allora, intanto io la ringrazio, la professoressa, perché ha più o meno toccato tutti i temi. Io sono assolutamente d'accordo con la sua posizione, sia rispetto alla qualità dell'edificio che conosciamo solo attraverso render, che è rispetto anche alla scelta di concentrare piuttosto che di diffondere. Questo sicuramente è il primo tema, o forse il secondo, però non sono in grado io di fare un ordine di importanza. Ma siamo davvero sicuri che la scelta di concentrare tutte le funzioni della regione sia la scelta migliore sia da un punto di vista funzionale, strategico-funzionale, che rispetto alla prospettiva di valorizzare e di rigenerare il patrimonio immobiliare non solo della città, ovviamente qua ci rivolgiamo all'intera regione, con un occhio particolarmente attento alla città, perché come ricordava la professoressa poco fa, in questo momento noi siamo ancora in attesa, a parte i proclami, della variante generale al PRG, che nessuno ha visto, ma che negli anni accumulati ha comunque permesso al sindaco e all'assessore di fare una serie di proclami finora assolutamente vuoti e non riscontrabili, se non negati in realtà in circostanze, ma non voglio tergiversare, però sempre parlando di rigenerazione e di consumo di suolo zero. Questi anche di sostenibilità e di rispetto del verde. Tutti questi temi in questo, in questo progetto sono assolutamente negati in maniera anche piuttosto violenta. Innanzitutto perché si è deciso a tavolino una soluzione, non solo sul tema, appunto, chiedendoci sempre se concentrare sia la soluzione giusta o meno, ma anche sulla localizzazione. È stato stabilito a tavolino che quella doveva essere la soluzione, la scelta per collocare questo centro direzionale, senza... con nessuna trasparenza, per cui non si conoscono i ragionamenti che hanno portato a questa decisione. Sicuramente si è negato l'intervento o un ragionamento armonico all'interno di quello che si stava elaborando come variante generale al piano regolatore, che era un passaggio prezioso, perché in un momento in cui si mettono insieme flussi, prospettive, ricerche, l'evoluzione futura della città, quale occasione migliore per interrogarsi su un tema così importante. E dall'altro anche negando però alcuni passaggi che sono previsti dalla legge, perché per un progetto con le stesse caratteristiche che ha questo di cui noi stiamo parlando oggi, per specialità dell'intervento, per caratteristiche dimensionali e anche procedurali, cioè la scelta di un concorso, è un obbligo di legge fare delle valutazioni e proporre dei progetti alternativi, al plurale tra l'altro, sia sulla soluzione architettonica, ma prima
prima dell'indizione del concorso, che è soprattutto sulla scelta del luogo, cosa che non è mai stata fatta, nonostante sia da una parte previsto dalla legge, sì, è stato approvato all'unanimità come emendamento all'ARS nelle sedute di commissione, una richiesta procedurale anche molto condivisibile, che chiedeva di poter valutare in consiglio comunale, cioè la sede deputata alla pianificazione territoriale, queste obbligatorie per legge soluzioni alternative. Io non riesco, è di una bruttezza esagerata, la professoressa si è limitata a dire una premessa. Io non riesco a guardarlo senza pensare che è veramente una cattiveria gratuita, è proprio sì, brutto. Purtroppo è anche potete dire quello che volete. Io non mi azzardo a dare giudizio estetici perché no, io non ci rivolevo non farlo. Messo così davanti, sì, non posso esimermi. Purtroppo è anche un problema del render, che è uno strumento, ora qui sì, magari la professoressa mi fulminerà. Non diamo la colpa al render. Non do la colpa al render, però cosa succede? Che il render è capace di parlare ai non addetti ai lavori, che rimangono affascinati per lo più, non me ne voglio, chi è rimasto affascinato dalla verosimiglianza dell'edificio, dal fotomontaggio, dalla qualità della resa dell'immagine, piuttosto che da quello che l'immagine racconta, e quindi questo fascino io non lo riesco comunque a vedere, però purtroppo succede spesso quando ci si trova davanti non a piante, prospetti, sezioni o viste prospettiche, disegni, ma a render. Però purtroppo io non riesco a esimermi dal commentare. Stavo dicendo che sulla scelta sulla scelta della secondo me un disegno di questo avrebbe avuto un effetto allargato ben diverso da quello che ha avuto, seppur non credo che sia stato molto apprezzato. Stavo dicendo che sulla scelta, quindi era sulla scelta della localizzazione, era stato chiesto di poter valutare in sede di consiglio comunale le soluzioni alternative obbligatorie per legge prima dell'indizione del concorso, perché che questo progetto arrivi, sì, anche io spero che non vada avanti, che questo progetto arrivi alla fase definitiva e che arrivi poi in consiglio comunale, quindi dopo essere stato redatto il progetto definitivo, è vero che il consiglio comunale ha la possibilità di esprimersi, anche qui c'è da dire che in realtà la regione può avvalersi del superiore interesse pubblico e fare quello che vuole bypassando tutti, ma anche quando ci fosse spazio per il consiglio comunale non è semplicissimo esprimersi su un progetto che è andato avanti con tutto quello che questo comporta in termini di tempi e di denari spesi fino alla definizione di un progetto, scusate il gioco di parole, definitivo. Sembra quasi un ricatto, cioè o lo approvi così oppure ti assumi la responsabilità dello sperpero che ne consegue. E soprattutto se l'oggetto di riflessione riguarda la scelta del luogo, perché è veramente disarmante vista così. Chiunque avesse avuto con minima volontà di riflessione, mai avrebbe scelto il lato nord della città, ma avrebbe posizionato un centro che deve raccogliere a sé le provenienze da tutta la regione esattamente sul lato opposto della città, cioè sul lato sud-orientale, da cui affluiscono 3/4 della popolazione regionale. Non ha alcun senso posizionarlo dall'altra parte. Quindi, quando questo oggetto arriverà, se arriverà mai in consiglio comunale, già è stato negato più volte, ci sarà la possibilità di dire è brutto, va bene, però almeno facciamolo dal lato giusto in cui si deve fare. Secondo me, no. E chiudo dicendovi un'ultima cosa, che
Tutto questo, oltre alle interlocuzioni che la professoressa dice di aver avuto con gli uffici, esistono delle note che però sono citate nella proposta di delibera dell'ARS, ma non allegate, seppur citati anche gli allegati. Una serie di scambi epistolari con l'amministrazione comunale nei quali si dichiara essere stato raggiunto l'accordo tra Regione e Comune, cioè il sindaco Orlando, se ufficialmente in consiglio comunale tramite l'allora assessore Arcuri continuava a dichiarare che l'amministrazione comunale nulla sapeva e che non era d'accordo a un intervento del genere. Senza valutazioni urbanistiche in fase di redazione della variante generale, contemporaneamente con il sindaco, il presidente della regione Musumeci si metteva d'accordo e stabiliva a tavolino la posizione e l'oggetto di cui stiamo parlando. Ecco, Posso allora a aggiungere? proposito della posizione, prego, professoressa. Sì, è una cosa che mi ha fatto venire in mente Giulia, perché in effetti questo errore, diciamo, della zona nord è veramente un errore blu, perché quando si ragionava anche all'università dell'ipotesi centrodirezionale che emerge, ogni tanto emerge, diciamo, da questo suo percorso carsico, ogni tanto emerge e se ne parla. E allora io ero arrivata a immaginare che sarebbe stato meglio farla fuori dal territorio comunale di Palermo, purché collegato a ferrovia e diciamo a rete autostradale, perché il territorio comunale di Palermo è piccolo ed è stracolmo di edificato purtroppo pessimo. Che bisognerebbe, come dire, sconservare col fucile puntato ogni fuscello e ogni ramoscello e ogni albero che incontriamo. Lo vogliamo capire o no? Che questa pandemia ci deve insegnare un modo più deciso di vedere anche i fenomeni naturali e di non andare continuamente contro natura. Questo progetto ormai in questo millennio è contro natura, è Ma contro quindi, il Teresa, millennio. stai dicendo che non basta fare dei proclami di consumo di suolo zero e verde, bisogna anche farlo, oltre che Sì, dirlo. bisognerebbe attuarlo anche di cappotto, col fucile puntato, come Una facevo novità, sarebbe un mio una novità assistente assoluta. che per non fare abbattere gli alberi li abbracciava per evitare che venissero abbattuti e quindi facevo un corpo a corpo per ogni albero. Quindi, Questo insomma, è molto, molto bello. Professoressa, no, io volevo far vedere dove si trova appunto questo affare, insomma, perché il terreno in cui è situato è quello dell'attuale assessorato, gli uffici l'ex dell'ente minerario, in via assessorato Lamalfa. No, devo territorio dire ambiente. che è molto vicino alla stazione Lamalfa del passante ferroviario. Quindi, tutto sommato, da questo punto di vista, potrebbe anche essere una collocazione L'unica, diciamo, giusta. l'unica È cosa una cosa positiva. positiva. Se allarghiamo il quadro, vediamo dove siamo collocati. E praticamente siamo all'estremità settentrionale dell'area urbana di Palermo. Io aggiungo, professoressa, oltre ad avere un territorio comunale molto piccolo, ha un'area, diciamo, edificabile molto piccola, perché stiamo parlando di una pianura circondata da montagne, quindi non c'è una fascia Certo, intermedia. Per cui questa undici pianura già l'abbiamo, come si vede ettari. dall'immagine, come si vede dall'immagine, l'abbiamo saturata. Il che significa, se realizziamo qui, in questo punto, questo centro direzionale che accomuna tutti gli uffici regionali, poi dovremmo capire perché devono essere tutti in un punto, va bene. Questo punto deve essere raggiunto da sud, dalle 8 province che ci stanno da questa parte, a fronte di una, quella di Trapani, che sta a ovest. Quindi in pratica tutti i flussi di accesso a questo centro direzionale entrano ed Devono passare escono dal da ponte sud e Corleone. devono attraversare il ponte Corleone, se ne possiamo Se ancora esiste usufruire, ancora.
se resiste, e speriamo bene, e arrivare da queste parti. Ecco, la pianificazione urbanistica che cos'è? Dovrebbe essere proprio questo, cioè cercare di collocare le cose al posto giusto e non in una posizione tale che incrementi il traffico e quindi vai a condannare un'arteria stradale che è già di per sé stracolma di traffico al continuo ingorgo. Quindi io mi chiedo però, è possibile che un ente vada a mettere mani in maniera così pesante all'interno di un territorio comunale senza interlocuzione? Poco fa la consigliera Giroffi ha parlato un po' di fasi che ancora devono essere attuate, quindi praticamente è stata fatta questa cosa senza un dialogo preventivo. Un'altra Io col sindaco domanda, ne ho parlato. Col sindaco ne ho fra di parlato e loro, sono diciamo, d'accordo. vabbè, è già qualcosa. Un'altra domanda riguarda, ricordate il fondo Luparello, cioè si era parlato qualche tempo fa di realizzare questo centro direzionale anziché in questa posizione, più o meno in questa posizione qui, cioè il fondo Luparello che è una zona libera, una delle pochissime esistenti, dove cosa è successo nel frattempo? Hanno cambiato idea? Forse voglio dire, faccio un po' l'avvocato del diavolo, magari fra i due mali hanno scelto il minore perché in fondo Luparello sarebbe stato troppo impattante. Cosa possiamo dire a proposito di questo? Consigliera Giroffi, lei che ha seguito queste vicende. Allora, in Consiglio Comunale tutto questo non è mai arrivato. Io ho la sensazione che si sia seguita la tradizione palermitana decennale, per cui l'espansione, soprattutto quella speculativa, si fa verso, è anche mafiosa di solito, si fa verso nord. Quindi, visto che la tradizione ci ha portato ad un ottimo risultato della distruzione della conca, io credo che il ragionamento sia stato quello di proseguire in un solco già segnato. E poi mi sono chiesta, soprattutto in occasione delle ultime dichiarazioni fatte dal sindaco e dall'assessore all'urbanistica, all'indomani della presentazione, che però non è mai avvenuta, del PRG, ancora una volta, oltre al consumo del suolo zero, sostenibilità verde a tutto spiano, hanno avuto il coraggio, scusatemi se io riesco a parlare in maniera molto poco politica, hanno avuto il coraggio ancora una volta di citare la rinascita e la rigenerazione della costa sud, che si porta dietro tutto il territorio meridionale della città, della seconda circoscrizione in particolare. Per quale motivo allora, al netto del fatto che questa valutazione ci lascia, mi sembra di capire tutti, non convinti sull'esigenza di concentrare Perplessi. piuttosto che di diffondere, sì, poco convinti o perplessi, perché al netto di questa valutazione non si è scelta la soluzione più ovvia, cioè quella che viene incontro ai flussi e che contemporaneamente avrebbe forse anche permesso una rigenerazione urbana in un'area dove a parole si continua a dire di volere una rigenerazione urbana? Ci sono chilometri di pagine scritte da chi questo mestiere lo fa non per hobby e non per vocazione politica, ma perché ne ha le competenze tecniche, che dimostrano che la chiave per lo sviluppo e per una crescita armonica della città sta proprio nella sua parte meridionale, nella zona meridionale, nella zona sud. E allora, ancora di più, io rispondo alla tua domanda con la mia provocazione. Forse si è scelto, magari in automatico, voglio pensare, di proseguire sulla tradizione che vuole la speculazione edilizia o l'utilizzo di territori che poi a catena generano altra speculazione a nord, a nord-ovest. Non riesco a trovare nessun'altra. Posso dare una spiegazione, ma non è che semplicemente si sono trovati questo edificio già lì e hanno pensato, bene, abbiamo l'area, abbiamo l'edificio, lo demoliamo, lo ricostruiamo ex novo e facciamo un nuovo centro direzionale. Non potrebbe essere questa semplicemente la spiegazione, professoressa Cannarozzo, che ne pensa? Allora, sicuramente questa, la proprietà dell'area, non tanto degli edifici, ma dell'area, è sicuramente un elemento che ha un suo peso, perché naturalmente se si va a espropriare delle aree altrui, Sì. è
si devono pagare le aree. Ma sul fatto dello sviluppo al nord, continuare per inerzia lo sviluppo verso nord, ho fatto una riflessione su questo sviluppo, diciamo, di cui è stato uno dei protagonisti Vito Ciancimino, e poi che non era solo, ma con tanti amici. Sì, ne Palermo si è sviluppata da quella aveva parte. parecchi. Per non disturbare la mafia dei Greco, di Ciaculli, che lì, diciamo, era il loro vero e proprio regno e che non volevano minimamente intaccato dall'urbanizzazione. E questo in qualche modo ha difeso queste zone sud da un inurbamento e da un'edificazione spaventevole come quella che c'è nella zona nord, ecco, volendo andare un po' più a fondo, diciamo, delle Sì, nazioni. abbiamo Comunque, anche questo. esempi di pianificazione urbanistica, basti pensare all'aeroporto di Punta Raisi che ha Non lo l'aerostazione volevo romana. citare, non l'ho Vabbè, citato però, io. ecco, grazie. Cioè, voglio dire, la mafia a un certo punto ha fatto urbanistica, forse più e meglio dei E pianificatori forse non ha mai titolari. smesso. Diciamo che la politica è Ecco, morta, politica, il mafia e dubbio ci tecnica assale. coincidevano. Esattamente, esattamente. Non Io credo abbiamo che fatto una. molti progressi in questo campo, in questo senso. Ovvero a parole sì, ma nei fatti vediamo come sono le cose. Bene, no, io per concludere volevo dire che la riflessione era interessante, la riflessione sull'anacronismo di questi grossi centri direzionali. E qual è? Perché oggi con lo smart working sappiamo che la gente lavora a distanza anche di 1.000 km, quindi il problema di concentrare le persone negli uffici, i lavoratori negli uffici, non dovrebbe esserci più. E non c'è nemmeno il problema di concentrare gli uffici, perché con la rete oggi si dialoga da un punto all'altro molto facilmente, ci si scambia file, si scambia addirittura documentazione ufficiale. Quindi in effetti, ecco, dovremmo partire dalla base, alla radice. Ma era necessario un centro direzionale, non si potevano semplicemente collegare meglio tutti i vari uffici. No, no, lo chiedo, Ma dico, siete. anche Credo che diffonderli sarebbe. nel territorio regionale poteva essere una scelta, una soluzione. Siamo sicuri che questa domanda Esatto, qualcuno se fare l'è delle sedi posta? di. Io per Queste sono esempio ricordo discussioni di via viaggi da Milano Roma a Palermo per territoriale. lavoro. Sì, prego, professoressa, L'università parlavo urbanistica. dei miei spostamenti. Sì, c'è un Comunque, problema proprio meglio di di pianificazione anche alla luce delle moderne esigenze, di cui Certo, ma certo, perché non si è adesso con tenuto. tutta la cultura digitale, la comunicazione digitale fa cambiare molto le cose, in meglio, ma naturalmente deve essere progettata e gestita, cosa che finora la Regione Siciliana mi pare che non abbia fatto, diciamo, granché, mentre si potrebbe fare molto sull'argomento. Assolutamente sì, a cominciare anche Io dai sono una trasporti, perché questione. per esempio manca un piano di mobilità regionale. Prego, consigliere Giroffi, scusi. Anche quello locale manca. Io sulla Sì, questione di domani metodo manca. sono anche. Aveva accennato nel suo primo intervento, la professoressa Cannarozzo. Sono infastidita, uso volutamente questa parola, dal silenzio degli ordini e professionali. Ora, l'ordine degli architetti sostiene di avere dato un contributo alla realizzazione del concorso e quindi per questo di non essersi potuto pronunciare. Io lo ritengo poca cosa se non strumentale e ritengo che ci sono tanti spunti al di là anche di quelli di qualità architettonica che non sono secondari, però per esempio le condizioni per accedere per poter partecipare al concorso e chiedevano delle caratteristiche di fatturato che di fatto tagliavano fuori la maggior parte, se non la totalità, dei professionisti locali, e per locali intendo regionali, a Sì. meno di partenariati fatti con
multinazionale e internazionale. Questa è una prima considerazione sulla quale gli ordini avrebbero dovuto dire e avrebbero dovuto farsi sentire in maniera piuttosto forte. Ma il problema riguarda, e non solo su questo, perché anche quando viene mortificato il senso della pianificazione, scegliendo a tavolino una soluzione piuttosto che un'altra, anche qui si sarebbero dovuti fare sentire probabilmente più gli architetti pianificatori che gli ingegneri, ma anche loro. Ma il problema riguarda anche la realizzazione. Questo metodo taglia fuori tutte le imprese locali e anche qui non è una questione secondaria, soprattutto se la proposta non viene da un privato ma dalla regione, cioè dall'ente che di per sé dovrebbe tutelare l'economia locale e il sistema locale. Brava signora Chiappa. Benissimo, sono pienamente d'accordo. Volevo sottolineare a proposito di questo che è proprio le caratteristiche di fatturato richieste nell'ambito di queste gare molto spesso sono talmente alte che poi partecipano sempre i grossi studi. Questo me ne sono accorto nella mia attività professionale. È così da c'è ormai da 30 anni, ma è uno schifo da 30 anni, perché c'è una parte, ci sono delle generazioni che non hanno mai potuto partecipare a un concorso. Dimmi e cosa gli ordini non sono accorti. Dove sono gli ordini? Telefoniamo a chi l'ha visto. Stasera, fra poco, magari facciamo una telefonata. Appunto, chi l'ha visto? È importante questa riflessione, perché i nostri giovani ingegneri e architetti, purtroppo, io non so come possono entrare nel mondo del lavoro, perché a questi concorsi non possono partecipare. Concorsi pubblici non ce ne sono. Voglio dire, a parte il fatto che qui da noi proprio nella nostra terra le occasioni di lavoro sono scarse e poi devono tutti emigrare, se ne vanno. Ecco, io vorrei capire questi giovani ingegneri, ma chi ci pensa? Gli ordini abbiamo visto qual è il loro interesse. Questi concorsi di progettazione sono fatti in questo modo. Alla fine non si capisce come devono maturare questi nostri giovani professionisti, che invece avrebbero molto da dire e immetterebbero energie fresche in delle professioni che forse risentono molto del passato, e lo vediamo, perché queste idee progettuali ci ricordano molto, ma lo diceva la professoressa, non io che non ne capisco niente, ci ricorda molto architetture che avremmo voluto dimenticare. Ecco, io vorrei accomiatarmi, perché siamo arrivati a 40 minuti di trasmissione, appuntamento di conversazione, e volevo lasciarvi ovviamente alla cena. Grazie. Abbiamo avuto molte domande. Grazie a lei, professoressa, grazie alla consigliera Gioffi. Continueremo a parlare. Buia. Nelle nostre pagine salutiamo la signora Chiappara, che lo so che ci sono dei problemi nella zona, problemi sono dovunque, cara signora. Ma abbiamo avuto un sacco di commenti, non vi dico, guardate qui, il nostro amico parla di densità abitativa, di parcheggi, è tutto collegato, appunto, tutta una pianificazione che riguarda anche i trasporti, che come vedete è stata quantomeno lacunosa. Bene, allora saluto le nostre ospiti, saluto chi ci ha seguito, a presto nelle nostre pagine, salve consigliera Giroffi, salve professoressa Cannarozzo, alla prossima occasione, arrivederci, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito, i nostri followers, ricordando loro che continueremo a discuterne nelle nostre pagine, nel nostro sito web, che è molto 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 seguito, siciliaimprogress.com. Questa puntata la troverete nel nostro canale YouTube, che si chiama In Progress. Grazie a tutti, una buona serata, buona cena e alla prossima occasione. Arrivederci.